Eccoci tornati, le fonti Instant Focus, il nostro approfondimento che parte da questo, dalla guerra in Ucraina con le ultime notizie e gli ultimi aggiornamenti, in viaggio verso Kiev, Ursula von der Leyen e Borrell e la zona di Sumy libera dalle truppe russe. Ricordiamo che la Russia è fuori dal Consiglio dei diritti umani dopo la richiesta, ovviamente. L'Assemblea generale dell'ONU ha approvato con 93 voti a favore la richiesta proprio dell'America, che ovviamente ha applaudito alla decisione risoluta di sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra. Nella bozza di risoluzione, tra cui c'è anche l'Italia, si chiede di sospendere il diritto della Russia di far parte del Consiglio, esprimendo grave preoccupazione per la crisi umanitaria in Ucraina, in particolare per le notizie di violazioni e abusi del diritto internazionale umanitario da parte di Mosca, perché questo, insomma, in base alle notizie che ci arrivano ogni giorno, è molto più che un conflitto, molto più che una guerra. Io ripeto sempre questa cosa: non che ci sia una guerra più o meno leggera, una guerra più o meno giusta, una guerra più o meno faticosa, però, insomma, forse questa che ci tocca più da vicino ci sta facendo vedere tutta la sua crudeltà. E mi fermo qui, insomma, non c'è bisogno di andare avanti per evitare di utilizzare la retorica dove invece non c'è bisogno di usarla. Peraltro, altra notizia di oggi: il Pentagono ritiene che Putin abbia ormai rinunciato alla conquista di Kiev, ma in qualche modo non sta rallentando l'America le sue forniture di armi all'Ucraina, anzi dall'America arriva proprio l'esortazione ad aumentare e a potenziare i rifornimenti, e il G7 annuncia nuove sanzioni economiche e finanziarie contro Mosca. L'Unione Europea chiede un embargo totale sul gas e sul petrolio russo, e questo è un po' il tema del momento. Intanto il quinto pacchetto di sanzioni è andato, Ursula von der Leyen ha detto: siamo in fase di preparazione del sesto pacchetto di sanzioni, ci fa pensare intensamente proprio al petrolio. I pro e i contro cercheremo di analizzarli insieme, e se queste sanzioni effettivamente possono portare a un qualcosa che possa essere positivo per tutti. Allora, Marco Lombardo, buongiorno, che torna da noi, giornalista del Giornale, non solo, insomma, collega che ci aiuterà a capire un po' questi temi. Ciao, buongiorno, bentrovato. Ciao Manuela, buongiorno. Buongiorno Marco. Allora, non so se vogliamo subito addentrarci nel tema sanzioni, però magari ti chiedo una cosa rispetto a ciò che è emerso dalle mie parole mentre facevo questo riepilogo. È più di un conflitto questo, cioè forse perché ci tocca da vicino, no Marco? Cioè stiamo assistendo veramente a degli input terribili che ci fanno riflettere su questioni che magari non avevamo mai considerato. Sei d'accordo? Ma assolutamente sì, perché purtroppo le cose ci toccano solo quando sono pochi chilometri da casa, no? Le atrocità che stiamo vedendo, che sono atrocità di una guerra, indipendentemente da chi le commette, sono atrocità che in tutte le guerre purtroppo succedono, solo che quando sono successe in Siria, in Afghanistan o in altri paesi lontani, in Birmania o in altri paesi lontani, noi facciamo finta di non saperlo, di non vederlo, perché sono lontani. Adesso sono vicini, toccano persone che noi conosciamo, perché ci sono un sacco di persone di nazionalità ucraina e devo dire anche russa tra di noi, no? Perché poi noi ovviamente giustamente ci focalizziamo sull'Ucraina, sugli ucraini, su quello che sta succedendo in quelle città, perché tu hai detto prima che la guerra non è mai giusta, e questo è ovviamente abbastanza retorica, ma al di là del fatto che in una guerra ci possono essere torti e ragioni da tutte e due le parti, quando tu cominci a bombardare civili, uccidere, no, certo, donne e bambini, certo, passi automaticamente dalla parte del torto. Qualunque cosa, anche se tu avessi pienamente ragione, passi completamente dalla parte del torto. No, in quel senso, bravissimo. No, intendevo, certo, dire proprio quello, che la guerra non è mai giusta come concetto, esatto, in sé. Poi chiaramente questa non lo è ancora meno per questo motivo, assolutamente. Dopodiché io ci tengo anche a dire, perché conosco alcune persone di nazionalità russa, ci tengo anche a dire che molte persone che conosco stanno soffrendo la situazione, perché ovviamente non condividono, perché noi ovviamente facciamo tutto no, come sempre, di un calderone: parliamo di Russia, parliamo di Ucraina, parliamo di America, parliamo di Cina, ma poi ci sono anche le persone che magari non condividono quello che i propri capi o rappresentanti stanno facendo.
Quindi io E non cerco possono, sempre di scusami se mi permetto questa pensare. precisazione, non possono neanche permettersi di dirlo perché sappiamo molto Esatto, bene, no? esatto. No, anche perché ad esempio ci sono, io conosco persone che hanno la famiglia in Russia, dove la vita è particolarmente complicata adesso, perché sappiamo che lo stringersi della censura, il fatto di aver chiuso tutti i canali di informazione, il pensiero unico comporta che chi non la pensa come diciamo quella che dovrebbe essere la maggioranza secondo il governo, rischiano le famiglie, rischiano le persone. Quindi, insomma, è una situazione davvero complicata. Io credo che noi dobbiamo, al di là dell'indignarci per quello che succede sul campo di battaglia, che ovviamente tocca a tutti noi, vediamo le immagini ed è inutile dire che chiunque ha un minimo di sensibilità e di cuore, non può non rimanere colpito da quello che vede. Però dobbiamo anche analizzare il perché Certo. siamo arrivati fino a qui e perché la situazione è ancora difficile da risolvere. Arrivando poi a quello che tu dicevi, alle sanzioni, siamo arrivati fino a qui per una politica completamente sbagliata. Direi quasi che parte sbagliata dal dopoguerra, perché l'Europa ha avuto tutti questi anni per fondarsi e per ritrovarsi una potenza economica, ma anche politica, che potesse ovviare a situazioni come questa, e non lo ha fatto. Ah certo, ma infatti Europa e sanzioni pro e contro per noi. Adesso ci arriviamo, però giustamente noi insomma, non possiamo chiudere gli occhi di fronte a scelte sbagliate fatte negli anni precedenti, insomma, in tanti anni. Io peraltro parto sempre da una considerazione. Adesso chiaramente si parla di sanzioni, embargo, uscita graduale del petrolio dalla Russia, insomma, che Russia che fino a prova contraria, prima dello scoppio della guerra, consideravamo un partner assolutamente affidabile perché ci siamo legati a loro, non solo noi italiani, e non abbiamo provato a differenziare, no? E oggi piangiamo perché poi il pianto dipende, cioè arriverà anche appunto da scelte che vengono fatte in questo momento, Certo. cioè di chiudere i rapporti commerciali con la Russia, ma senza ancora avere quantomeno una percentuale di autonomia, perché poi anche lì cerchiamo altri partner, però dobbiamo stringere accordi e noi da soli invece non ce la possiamo fare, no? Ma noi in tutti questi anni siamo rimasti in due scarpe, cioè siamo rimasti, come dire, influenzati ovviamente dalla politica e come dire, dall'economia americana, che è quella che ci ha salvato nel dopoguerra e di cui siamo stati partner tutti questi anni, ma dall'altra parte abbiamo capito che essendo in Europa dovevamo avere anche dei rapporti commerciali con la Russia per le materie prime che ci mancano, al di là di scelte poi anche in quel campo sbagliate nel corso degli anni. E questa cosa non ha funzionato alla fine, perché noi non siamo in grado come Europa di dire agli americani fatevi gli affari vostri, che i nostri pensiamo noi. E quindi a questo punto siamo costretti, ovviamente, anche ribadisco, per le colpe evidenti del governo russo nella guerra, cioè del fatto di aver attaccato in questo modo scriteriato, ma è chiaro che il disegno della Russia è evidente, no? Nel corso di questi anni quello che è successo, cioè il fatto influenza americana che ha sempre di più indebolito il paese, pur rimanendo, facendo, come dire, grandi affari commerciali sul campo dell'energia, ma poi il paese si è indebolito. È chiaro che a un certo punto, purtroppo, la storia insegna che quando i popoli diventano più poveri, l'unica reazione che hanno a un certo punto è quella di, come dire, reagire con le armi. Questo è Certo. successo tante volte nella storia e purtroppo sta succedendo adesso. Allora, io credo che in questo momento non sia più il caso di analizzare il perché sia successo, ma bisognerebbe cominciare davvero a pensare come uscirne. E qui io vedo tanta confusione, perché le sanzioni, va benissimo, per carità, sono quasi doverose a questo punto, però a cosa servono? Nel senso, davvero le sanzioni vogliono tendere a trovare la pace? Io non ricordo, francamente, nei miei studi e nelle cose che ho letto, una guerra risolta con le sanzioni. No, infatti Marco, Anzi. anche perché, scusami, io mi inserisco ogni tanto, ma per avvalorare No, no. esattamente quello che stai dicendo,
che al momento, insomma, siamo quasi al sesto pacchetto di sanzioni, perché ne stanno parlando, peraltro ancora più nette perché riguardano petrolio, insomma, sappiamo perché dico questo e sottolineo questo, però per ora appunto la pace non l'hanno portata, ma non solo la pace, neanche proprio una tregua, no, in quello che è il conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Ecco, e tu stavi dicendo che non è mai successo effettivamente da che ci possiamo ricordare, insomma, che le sanzioni abbiano No, non è portato mai alla pace. successo e purtroppo indebolisce ancora di più, impoverisce ancora di più un paese grande, orgoglioso. I cittadini, i sondaggi dicono che la maggior parte dei cittadini è dalla parte di Putin. Ora io non so quali sondaggi siano e non so quanta valenza possono avere in un paese dove appunto non, come dire, non c'è la possibilità no, di pensarla in modo diverso. Però in ogni caso una buona parte delle persone la penserà come lui, e secondo me, man mano che il paese si indebolisce, allora è chiaro che impoverire il paese è una politica che può servire a far crescere il dissenso interno e farlo diventare sempre più forte. Però l'apparato russo è un apparato forte, e quindi come dire, il rischio è di inasprire ancora di più questo confronto. E siccome non stiamo parlando di un paese che fa la guerra con le fionde, ma di un paese che purtroppo ha delle armi molto potenti, bisogna evitare di arrivare al punto di rottura. E Come certo. farlo? Io non sono un diplomatico e non so come la diplomazia possa lavorare. Diciamo, forse può smussare quegli angoli che si creano, perché anche dalla parte ucraina, purtroppo a volte io vedo quasi un approfittarsi della situazione. In che senso? Ma dal punto di vista così mediatico, anche noi sappiamo benissimo che il presidente Zelensky è bravissimo nella comunicazione ed è anche aiutato come dire, da un gruppo di persone un po' perché lui, avendo fatto l'attore, no, ovviamente Beh, si sa comunicare, sa certamente. comunicare, ma certamente sappiamo che ci sono anche delle persone che lavorano per lui, quasi come fosse, non dico una fiction, ma insomma sa sempre cosa dire, diciamo così. E sicuramente si è portato avanti a un vantaggio mediatico nei confronti del presidente Putin, che in realtà da questo punto di vista è molto carente. Però voglio dire, a volte forse in una situazione del genere bisognerebbe arrivare a un punto a smussare certi angoli, a trovare una soluzione, un compromesso che possa riportare la situazione. Non dico alla pace vera e concreta, perché in questo momento io credo per arrivare a una pace poi definitiva ci vorrà molto tempo, però almeno a una situazione in cui i civili non possono soffrire quello che stanno No, soffrendo. no, 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 ma io sono molto d'accordo con te, nel senso che senza ovviamente creare un precedente per cui si dà a Putin in questo caso ciò che chiede, perché chiaramente non è quello che bisogna Certo. fare, no? Proprio per non creare un precedente, perché altrimenti poi si crea una spirale abbastanza pesante. Si potrebbe creare una spirale abbastanza pesante, però sicuramente il fatto di sedersi realmente, perché per ora evidentemente sì, c'è stata l'intenzione di parlare, ma senza appunto, come dici tu, no? Cercare di smussare un po' gli angoli da parte di tutti, ecco, l'obiettivo dovrebbe essere proprio quello, cioè sedersi e dire ok, cerchiamo di farci meno male tutti, perché poi tutti ci stiamo facendo male, no? Non a caso stiamo parlando proprio di questo, pro e contro. È ovvio che non sappiamo come si può uscirne. Questo però potrebbe essere, perché neanche io sono una diplomatica ed è ovvio che ciascuno deve fare il suo, però questo potrebbe essere un modo per iniziare. Anche perché poi, appunto, legato anche al tema del gas, insomma, si comincia a parlare anche di recessione, no, Marco? Quindi, insomma, davvero potremmo farci male seriamente. Ma sicuro, perché ovviamente noi siamo troppo dipendenti dalle fonti energetiche e siamo anche poco lungimiranti, nel senso che va bene, abbiamo deciso tanti anni fa di chiudere i nostri rapporti con l'energia nucleare. Bisognerebbe considerare in questo senso che probabilmente la scelta di allora fu giusta, anche se era emotiva dopo il disastro di Chernobyl, ma probabilmente. Diciamo, le centrali di allora non erano le centrali di oggi, no? Quindi bisognerebbe magari cominciare a ripensare, a fare un ragionamento sulla tecnologia che nel corso degli ultimi 30-40 anni, insomma, ha completamente cambiato i parametri.
Ma al di là di questo, non abbiamo ancora una politica davvero. Si parla tanto di transizione ecologica. Permetto di citarmi perché me ne sono occupato sul giornale di oggi, ma ci sono aziende che hanno soluzioni tecnologiche, per esempio il fotovoltaico non sui tetti, ma nei vetri e come dire, nelle pareti degli edifici, che sono già realizzabili, e però ci sono vuoti normativi che per il momento non permettono di farlo, no? Allora, forse questo è il momento, visto che sarà un momento di difficoltà. Il Presidente del Consiglio l'ha banalizzato per farlo capire a tutti, no? Cioè, vogliete la pace o i condizionatori? E io devo dirti che la risposta, secondo me, la maggior parte delle persone, alla fine ti risponderebbe i condizionatori. Ma Allora, nì, nel senso, guarda, io ieri l'ho proprio dedicato un pezzettino, un video che poi ho postato anche sui social e devo dire la verità, molti hanno risposto, no? In cui dicevo cosa ne pensavano. Sì, nel senso che in realtà io ho detto, ma è un po' un parallelo, certo. cioè, perché non ha senso, no? Ma allora, poi Draghi lo avrà fatto sicuramente come provocazione, però insomma, è chiaro che noi, cioè, qualcuno mi ha anche scritto, beh, ma con la guerra in corso, i carri armati, noi stiamo a pensare alle bollette. Sì, cioè, nel senso che, Sì. ma è ovvio che sono due livelli diversi e la guerra è la guerra e nessuno pensa che sia un qualcosa di piccolo, però è ovvio che noi pensiamo alle bollette, cioè è ovvio, anche perché scusate, se no facciamo finta di niente, nel mondo succedono, ci sono tante atrocità che non badiamo e noi continuiamo con la Esatto. nostra vita, quindi è normale che si pensi alle bollette perché poi, ti ridò subito la parola, insomma c'è chi riesce comunque a arrivare a fine mese, c'è chi non riesce e questo è un grosso problema, anche se c'è la guerra, anche se vediamo che a persone più o meno vicine a noi succedono cose ben più peggiori, ben più gravi, insomma, però noi pensiamo anche alla nostra vita che continua, insomma, quindi bisogna stare un po' attenti, no? Come dire, a far scattare questi meccanismi che poi creano solo disagio sociale. Marco, prego. No, io sono assolutamente d'accordo e ribadisco che è il momento, al di là delle sanzioni, al di là di tutto quello che si può vedere e di fare, è il momento di trovare soluzioni, di mettersi davvero al tavolo per dire va bene, la situazione è questa, avremo delle difficoltà, bene, quali soluzioni possiamo trovare un domani vicino, ovviamente, non un domani domani, ma un domani vicino per evitare di essere sempre dipendenti da qualcun altro, per esempio per l'energia, no? O per certe altre cose di cui purtroppo siamo dipendenti, ma siamo dipendenti per colpa nostra. E sto parlando sia a livello europeo, ma ovviamente molto a livello italiano. Noi in Italia, un ragionamento che facevamo qualche giorno fa con un'altra azienda, abbiamo una capacità creativa e tecnologica davvero altissima. La cosa che il paradosso è che molte aziende, start-up, molte persone di ingegno vengono poi utilizzate all'estero, emigrano, vanno all'estero perché sono bravi, perché noi siamo bravi in questi campi e noi invece non li utilizziamo. Allora, e questo è un po' il discorso. La situazione è questa qui, le sanzioni sono un palliativo, la diplomazia dovrebbe entrare in campo pesantemente perché finora le trattative tra i due paesi sono state fatte tra persone che si guardavano in cagnesco e Sì, il mediatore era Abramovic praticamente, insomma, che, voglio dire, adesso va bene tutto, ma forse servirebbe qualcos'altro. Probabilmente bisognerebbe, visto che i grandi blocchi sono Stati Uniti e Cina, bisognerebbe mettere dei diplomatici Stati Uniti, dei diplomatici cinesi, se vogliamo anche la Turchia, che mi sembra il paese più amico di tutte e due, e mettere a un tavolo i rappresentanti di Russia e Ucraina e uscire dalla stanza fino a quando non si trovano. Infatti qualcun altro parlava bene che l'abbiamo ricordato che la Turchia potrebbe essere davvero un po' il mediatore, no? Un po' come dire, lo strumento, ecco, lo strumento per arrivare effettivamente a degli accordi più costruttivi, perché come hai detto tu, per ora sono stati solo degli scontri più che degli accordi o tentativi di accordo, no? Quindi sì, bisognerebbe muovere meglio le pedine che ci sono a disposizione. Poi noi è facile dirlo mentre siamo seduti comodamente a Certo. parlare, però insomma, sì,
Buttiamo lì delle nostre idee, No, ma perché nel nostro certo. piccolo. Siamo Io osservatori e quindi è giusto anche che. credo, in definitiva, Manuele, io credo che questa guerra ovviamente cambia tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni, no? Cioè, è un po' la fine di un periodo in cui la globalizzazione era il must per tutti, Certo. e abbiamo capito che la globalizzazione non funziona. Si parla molto in questo periodo, una parola che piace molto, che è la parola glocal, no? Cioè una globalizzazione Sì. però basata su quello che ogni paese può dare, no? E quindi esaltare le cose locali per poi farle conoscere a tutto il mondo, ma rimanere l'economia in maniera un po' incentrata sull'area locale. E credo che al di là della parola che è, come dire, molto figa, no? per dire, no? Certo, Però certo. credo che al di là di questo, probabilmente questa è la soluzione. Cioè, si riparte probabilmente dai piccoli paesi, dai piccoli centri, dalle piccole aree, dalle piccole zone, e mano a mano si costruisce un'economia che si allarga. Ok. Probabilmente il futuro ripartirà da questa situazione, perché abbiamo visto che la globalizzazione, così come l'abbiamo portata avanti in maniera anche sfrenata negli ultimi 10-15 anni, non funziona. No, c'è qualcosa da rivedere sicuramente, giusto per dirlo in modo morbido. Allora, Marco Lombardo, io ti ringrazio, ricordo, ti seguiamo sul giornale e poi anche per chi volesse, ricordo anche che Marco è esperto di tecnologia, ha un bellissimo blog tra me e tech, insomma per gli amanti e Grazie. gli appassionati del genere, sicuramente Marco è un punto di riferimento. Grazie, oltre a essere un ottimo, come dire, analista di notizie economiche, cosa che abbiamo fatto oggi. Oggi. Grazie Marco, buona giornata e a presto sulle Grazie fonti Manuela, a TV. presto, grazie a Grazie. voi. Grazie mille.